Buongiorno! Oggi è il 16 di gennaio. Questo video voi lo vedete tra una settimana, due più o meno, o forse al mio compleanno, non lo so, devo ancora vedere quando pubblicarlo. Oggi che è il 16 ho deciso di andare a comprare il computer della Apple e prenderò il MacBook Pro. Credo che si dice così. E dato che lo voglio da tanti anni, questa volta me lo posso permettere e in più l'ho trovato anche in promozione in un negozio della Euronics, perché dopo tante decisioni volevo prenderlo tramite negozio della Apple. Poi ho deciso di prenderlo online tramite Apple. Poi ho visto le consegne che ci vogliono tanto, eccetera. Allora, ho detto perché non risparmio e lo compro in promozione all'Euronics, per cui adesso andrò a chiedere al negozio di questa promozione qua e sperando di trovarlo. Se per caso lo devo ordinare, lo ordino perché tanto alla fine mi serve per il mio compleanno. Infatti è il mio autoregalo di compleanno, per cui non ho fretta. Però dato che lo volevo sia per la nuova casa che per il mio compleanno, questo è un regalo grosso che mi faccio per il mio compleanno. Non so quante volte lo devo dire, per cui adesso andremo nel negozio, vediamo se c'è e vi faccio vedere sia il computer, apriamo insieme. Sarà un vlog molto diverso e un vlog speciale perché dopo tanti anni che voglio questo computer, che costa 1500 euro più il mouse che devi comprare a parte e tutto il resto, andrò a spendere 2000 euro. Però, dato che ho messo i soldi da parte, sto facendo tanti sacrifici e in più me lo posso permettere, allora ho detto compro il nuovo computer così potrò montare i nuovi video che usciranno quest'anno. E dato che, diciamo, ho sempre problemi mettere foto e video dal mio iPhone al computer vecchio, perché tutte le volte non mi legge mai l'iPhone, dato che so che l'Apple e il computer vanno bene insieme, che puoi metterlo senza difficoltà, allora ho deciso di comprarlo. Poi, dato che volevo il Pro, che è più bello, nel senso che c'è il touch, eccetera, voglio comprare quello, perché l'Air, secondo me, non mi piace, sia come modello che sia che non c'è il touch, e in più diciamo che preferisco spendere di più che spendere di meno perché tanto alla fine non cambio il prezzo. E vediamo, dovrei averlo. Credo che nella promozione dovrebbe essere 256 GB con 8 RAM, per cui non lo so, però andiamo a vederlo insieme e oggi vi porto con me in giro. Ripeto, non so quando vedete questo vlog, credo tra 2 settimane, dopo il mio compleanno o prima, non lo so, però vi ho già spoilerato, diciamo, su Instagram prima di questo vlog, per cui tutte le cose che vi spoilerò prima andranno su Instagram e poi dopo li metterò qua su YouTube, per cui molte persone sanno già quello che faccio. E se non mi seguite ancora su Instagram, seguitemi perché io vi aspetto anche lì. Detto questo, ci vediamo dopo e venite con me che andiamo a prendere il nuovo PC della Apple. Sono un po' agitata perché è il mio primo computer che costa così tanto, perché quello che ho in teoria l'ho pagato 700 euro. Invece questo costa 1500, per cui è molto più avanzato e molto più, diciamo, quello che volevo io da tanti anni, per cui andiamo. Thank you.
dopo 2 settimane ormai da quando ho registrato le clip dove sono andata a comprare il MacBook Pro, diciamo che ci sono stati un po' dei problemi e in più non avevo tempo e in poche parole per registrare il continuare a farvi vedere il finalmente il PC. Allora, ci ho messo un giorno, praticamente siamo tornati alla sera, tardi, perché dovevo decidere se fare 4 anni di garanzia o 1 anno di garanzia. E prima però che vi dico questo, vi faccio vedere il nuovo arrivato, cioè il computer MacBook Pro della Apple. Praticamente, dopo tanti anni che lo volevo e tanti sacrifici, sono riuscita a comprarlo. Calcolate che questo computer costa 1500 euro. Allora, questo, adesso vi dico tutti i dettagli, lo apriamo insieme. Questo è di 256 GB e la RAM è di 8 GB, memoria, cioè praticamente la memoria. Questo è il MacBook Pro da 13 della Apple M1. Questo è, diciamo, però adesso vi dirò bene i dettagli. Questo è del 2020, è uscito il 2021, quello nuovo. Non mi piace perché i tasti sono tutti neri e non mi piace il modello. Questo invece mi piaceva di più, allora ho deciso di prendere questo, il modello più, diciamo, dopo il... Dovrebbe essere il secondo, sì, questo è il secondo, perché c'è il 2021 e il 2022, per cui sono usciti tutti e due. No, è uscito il 2021, per cui è il secondo, scusate. Mi sto già andando in palla. Non so quanto dura questo video, ma credo che durerà un bel po'. Scusate i rumori, perché c'è il mio cane, ci sono le lavatrici, eccetera, per cui scusate. Allora, dopo 2 settimane che sono passati, vi dico che quando ero nel negozio dovevo decidere se fare 1 anno di garanzia o 4 anni di garanzia, perché la Apple di computer, in poche parole, fa solo 1 anno di garanzia. Se tu facevi 4 anni di garanzia, in poche parole, non so quante volte lo devo ripetere, con 80 euro, adesso vabbè vi dirò i prezzi, con 80 euro ho fatto 4 anni di garanzia, se no dovevo pagare 70 euro se non mi sbaglio, che poi alla fine i prezzi erano quelli, per far sì che mi mettevano a posto il computer. Vi dico già che questo che vedete, quello che ho preso io, in poche parole, è quello da esposizione, per cui era l'ultimo, proprio l'ultimo PC, perché era in sconto, costa 1000 e qualcosa, era in sconto, e dato che io ero indecisa se prenderlo alla Apple nel negozio oppure se prenderlo all'Euronics, io l'ho preso all'Euronics perché costava 1000 euro in promozione, e allora ho detto perché non diciamo prendo il computer che in promozione che costa 1000 euro invece di spendere 1500, che poi alla fine sì, più o meno li ho spesi su quella cifra, però il computer è in promozione, sì, era l'ultimo, per cui quello che aveva era l'ultimo. E vabbè, comunque ho fatto quello di 4 anni e ho speso 80 euro in più. Lo vediamo insieme. Io non ci credo ancora di averlo preso, perché adesso da vederlo nelle mie mani sembra un sogno. Non lo so, secondo me i miei sogni si stanno avverando piano piano. Tra la casa nuova, il computer nuovo, adesso dovrò comprare pure la nuova fotocamera, che farò il video anche quella. E sono proprio contenta di averlo preso, perché ci ho messo tanti anni e tanti anni lo volevo. Allora, ho preso anche questo qua, l'adattatore
Non è originale dell'Apple perché quello dell'Apple costa 75 euro, questo qua l'ho pagato 29,99 euro. Però dato che avevo lo sconto di 10 euro, che mi facevano 10 euro le Euronics, superando un tot di punti, avevi anche il 10 euro di sconto, l'ho pagato, no scusate, costava 44,99 con 15 euro che mi ha fatto di sconto, l'ho pagato 29 euro e 99. Ce la posso fare, ce la posso fare, mi va via pure la voce. Comunque, questo è lo scontrino. Io ho preso questo perché giustamente mi serviva, perché sennò non potevo collegare il cavo, per cui ho dovuto prendere questo. Questo è nuovo. Adesso lo apriamo insieme, così vediamo com'è. Perché mi serve, devo collegare il cellulare dal computer, perché lo devo inserire. Il computer è già stato resettato, praticamente come nuovo, perché c'erano tutte le loro cose dell'Euronics, per cui calcolate che me l'hanno fatto loro con 80 euro in più. Allora, questo qua, vediamo se riesco ad aprirlo. Vabbè, spacco la scatola perché tanto non è che... Volevo prendere quello originale, però per il momento ho preso questo, poi più avanti comprerò quello originale. Allora, questo ha un HDMI, due USB e un TPC, qualcosa del genere. Comunque c'è scritto qua. Così c'è questo che non so che cos'è, per me è nuovo per cui devo ancora capire. Questo che è bello, è in pelle, e questo è l'adattatore. Ok, per cui direi che è fatto così, col cavetto che si attacca al computer. È piccolissimo, non pensavo, cioè è lungo ma è piccolo, non pensavo che era. Ho preso questo perché l'iPhone ne aveva uno del USB, invece questo qua ne ha due e ho risparmiato con 30 euro, sinceramente. Ah, perché questo serve per appoggiare, per non sporcare, non rovinarlo. Tanto vabbè, io metterò sempre questa. Allora, c'è un problema. Io non posso farvi vedere, ovviamente, il cellulare che lo collego tramite PC, perché ho la GoPro scarica, due cellulari scarichi e non ho, diciamo, una telecamera in più da registrare, per collegarlo dal cellulare al PC. Per cui scusate. Ma dato che lavorando e facendo tante cose non ho avuto il tempo di caricare tutto e sono un po' di fretta, un po' di corsa. Per cui vi faccio vedere quando si accende e vi spiego tutto bene, in poche parole. Per cui iniziamo e vediamo il nuovo MacBook Pro. Questa è la scatola. Ovviamente l'ho aperto un po' perché sennò non riuscivo ad aprirla. Comunque, questa è la scatola. Adesso vi faccio vedere quanto l'ho pagato. Questi sono gli scontrini. Allora, in tutto ho speso 1078,90 con 84 euro in più. Mi sono fatta fare 4 anni di garanzia. E in più l'installamento del computer, perché dato che è la mia prima volta che compro questo computer, non so installarlo, non so mettere tutte le applicazioni, allora me l'hanno fatto loro. Infatti ci hanno messo quasi un giorno per installare tutto. Comunque questo è quello che l'ho pagato. Ho risparmiato 535 euro e direi che ho fatto un affare eccellente. Allora, qua vabbè, la fotocopia e tutte la garanzia, i fogli della garanzia, così almeno non li perdo e ce li ho.
E questo è il computer, che adesso lo dovrò tirare fuori con due mani perché sennò lo spacco. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. Ok, il computer lì, adesso ve lo farò vedere. Allora, come dicevo prima, la scatola è praticamente usata perché giustamente il computer era l'ultimo. Questo è il cavo del computer, per cui troviamo dentro il cavo. Queste dovrebbero essere le istruzioni. Questi qua. Ah, wow, c'è le... No, vabbè, io le adoro queste cose, gli adesivi della Apple. Allora, dato che non si vede bene ed è buio qua in questa stanza, ho acceso la luce, però la luce peggiora la situazione, per cui non si vede tanto bene. Poi, nella nuova casa vi farò vedere meglio il computer, eccetera. Comunque, wow, che belli! Comunque, qua ci sono le istruzioni, come praticamente utilizzarlo. Ci sono questi qua. E basta, questi sono quelli che trovate dentro. Poi troviamo il caricatore, che è questo. Questo qua, anche questo qua l'hanno più o meno. No, ah no, c'è la pellicola. È sporco. No, non c'è la pellicola, è proprio sporco. Devo pulirlo. Comunque è bello pesante, qua è il cavo, infatti è un po' usato, però chi se ne frega. E questo, vediamo se c'è scritto. No, non riesco a leggere. Vabbè, comunque trovate queste due cose dentro alla scatola. Adesso vediamo il computer. Questo è il computer che io mi sono già innamorata. Tiriamo via questo. Allora, con una mano non è facile. Scusate il casino, ma... Ok, ce l'ho fatta. Allora, di qua dovrebbero essere i... Stavo vedendo, ho detto no, dimmi che non è rotto. Invece no, e c'è dentro. Vabbè, comunque qua ci sono i due cosi, le due prese che dovrò scoprire che cosa sono. Invece di qua c'è quello per le cuffie, in poche parole. Cioè, è fatto così. Allora, diciamo che il computer è pesante, ma talmente pesante che, mamma mia. Adesso lo apriamo. Ah, bene, è l'incontrario. Iniziamo bene, il computer arriva all'incontrario. Comunque, ah, è già aperto, non so perché. Direi che è carico. E direi wow, cioè è all'87% per come l'hanno caricato tutto. Adesso devo inserire il nome e la password che mi hanno messo, ma la devo cambiare. Cioè, non potete capire quanto ci tenevo a avere questo computer. Ovviamente qua è touch e io l'ho voluto apposta. L'ho voluto apposta perché mi piaceva troppo. Cioè, non sembra vero. Va bene, metto la password perché l'hanno già fatto loro. Metto la password, devo solo mettere il cellulare dentro al computer, così almeno posso installare il cloud e i Tunes insieme. E così posso, diciamo, vedere tutto tramite computer PC senza aver problemi.
per cui inserisco la password e inserisco il nome. E ci vediamo dopo. Allora, devo capire come funziona, perché non l'ho mai usato il computer della Apple e ho un po' di difficoltà, diciamo, per usarlo. Poi, dato che io non sono abituata con questo, sono abituata col mouse, per me è un po' difficile. Devo comprare il mouse, per cui poi quando un giorno che ho tempo andremo a comprare il mouse nuovo dell'Apple originale. E in più anche la volevo prendere anche una custodia del computer, perché sinceramente ho paura di romperlo, dato che pesa una cifra. E niente, per il momento questa è la schermata. Ovviamente dovrò mettere tutto. C'è praticamente... cosa che volevo dirvi? Allora, qua c'è da installare, per cui dobbiamo fare gli aggiornamenti, perché se no... Ah, poi devo mettere anche la wifi, che ancora non l'ho messo. E queste sono tutte... C'è i contatti, qua c'è Finder, poi c'è questo che non so che cos'è, Safari, email, FaceTime, messaggi, mappe, foto, contatti, calendario, prememoria, note, musica. Questo che ho sul cellulare, la TV, numeri, questo... Pages, App Store e il fatto del sistema. Questo qua non so. Ok, cestino. Allora, proviamo ad andare qui. Ok, ovviamente devo accedere con il mio ID, così almeno è collegato tramite PC, tramite, scusate, cellulare. Qui c'è dentro Siri, c'è anche il touch. Wow. Con l'impronta, che quasi quasi lo posso fare. Ti consente di utilizzare l'impronta digitale per sbloccare il Mac. No, vabbè, aggiungiamo l'impronta, così almeno. Allora, password. Vediamo se me la riconosce, perché ho cambiato la password. E vediamo se funziona. Sì. Posiziona il dito. Solleva e poggia due volte il dito sul sensore. Allora, come lo faccio? Boh. Facciamo così. Ah, cioè, ma quanto sono fessa. Alla fine c'è scritto qua, solleva e appoggia, cioè il dito lo devo mettere qui. Mamma mia. Comunque... Solleva, appoggia, solleva il dito e appoggia, praticamente così. Fino a quando non diventa tutto rosso. Mamma mia, quante volte devo fare? Ci vuole un po'. Però oh, adesso dobbiamo vedere, sperando che funziona. Ok, in teoria il dito l'ho messo così almeno non mi possono rubare il computer. Ok, poi dovevo selezionare tutto, anche Siri. Ok, abilita Siri, facciamo così, così almeno ce l'ho. Ok, che più si... ehi Siri, che tempo fa?
Ehi Siri, quali sono i programmi per il resto della giornata? Ok, dopo aver riconosciuto anche la mia voce, direi che possiamo andare avanti. Allora, tastiera. Tieni premuto comando spazio. Sì, dai, lasciamo questo. Italiano, femminile. Cronologia di Siri. Sì, per adesso lasciamo così. Poi semmai lo modifico. Poi Siri l'abbiamo fatto. Vediamo se va. Ehi Siri. Infatti. Allora, intanto alziamo il volume, perché sinceramente era basso. Comunque devo collegarmi con la wifi, e per quello che non va. Ok, e direi che ha tante cose. L'unica cosa è che appunto devo capire come funziona con calma. Adesso devo accedere qua all'Apple, perché se no. Allora, adesso accedo, provo ad accendere e vediamo. Ho trovato anche praticamente tutti questi. E direi che ha tante applicazioni. Io sono andata qui sotto su Launch Pad. E adesso voglio vedere se va questo. Vediamo un po'. Allora, lo devo smanettare ancora diciamo, capire come si fa. Ok, vediamo se è a pagamento. Se no, vediamo se me lo dà gratis. No, in teoria me lo dà gratis. Sì, me lo dà gratis, perché ce l'ho anche sul cellulare. E qua praticamente vedi tutte le sigle che puoi fare, eccetera. Comunque questo è quello che è il montaggio della sigla e dei video che puoi fare. Però io volevo anche l'altro, allora io sono andata qui e anche questi che non so cosa sono, ma poi lo scoprirò piano piano. Poi se vado di qua, c'ho ancora questi qua, che c'è anche gli scacchi, wow, possiamo anche giocare a scacchi. Io ovviamente adesso ho sincronizzato il telefono, ho fatto i cloud insieme al telefono tramite PC, così almeno è già in poche parole fatta. Comunque non pensavo che si poteva giocare anche a scacchi. Allora, dato che devo smanettarlo bene, capire come si usa, eccetera, lo farò più avanti perché adesso sarà un po' difficile con gli impegni che ho. Però piano piano metterò le password, metterò le mail, metterò YouTube, tutte le cose che devo installare. E poi vi farò vedere quando l'ho smanettato bene come funziona, vi farò vedere tutto. Adesso così è un po' difficile. Ho messo anche la wifi e da un'ora che sono qua. Voglio inserire la password, ma non riesco perché non trovo la password del computer, non so perché. E niente, per cui io direi che concludo qua il video. E quando riuscirò a capire come si fa, ve lo dirò. Allora, qua chiudiamo. Volevo farvi vedere qua. C'è Siri. Ciao Siri. Ehi, ciao, sono Siri. Ehi Siri, raccontami una barzelletta. Preparati, qual è il colmo per una sardina? Avere tanti parenti stretti. Ecco, c'è dentro anche il Siri, in poche parole, che vi aiuta.
E qua, appunto, come vi dicevo, è touch. C'è Siri, qua c'è la luminosità. Poi dovrebbe esserci anche qua altre cose che però ancora devo capire come si fa. Qui allora, questo è dove alza il volume, per farvi capire. E niente, è molto bello. L'unica cosa è che appunto devo capire bene bene come funziona, che le impostazioni, tutte queste cose qua. Poi il cellulare non me lo fa, diciamo, vedere. Se vado qua, ve l'ho già fatto vedere, sono già collegata all'ID della Apple. E niente, allora l'unico problema è capire se il touch va e come si spegne il computer. Allora, vediamo. Computer, ok. Si spegne da qua, per cui spegni e proviamo a vedere se mi va il touch. Ripeto, è nuovo, è ancora un po' difficile da imparare. Se sapete dirmi qualcosa, come si usa, eccetera, fatemelo sapere sotto nei commenti, che il computer è molto molto bello. Allora, è spinto, per cui vuol dire che dovrebbe accendere da qua, da questo pulsantino qui. Proviamo ad accenderlo da qui. La Madonna! A parolaccia però non doveva esserci. Comunque, sì, si accende dato il bottone, ho capito dove si accende. Ok, piano piano imparerò a usarlo. E ok, bene. Vediamo se va con. L'impronta. No, direi che devo modificare qualcosa perché mi fa entrare sempre con nome e password, ma non riesco a entrare con il touch normale, con quello che abbiamo fatto prima, per cui niente, vedrò come si fa. La batteria non è che dura così tanto, perché prima era l'87%. E adesso al 66, 68%, ed è passata un'oretta. Vabbè, comunque, se volete sapere qualcosa, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ok, vabbè, diciamo che il computer non è del 2022, per cui non è nuovo. E con tutti i video che hanno fatto su YouTube, è inutile spiegare tutte quello che c'è, diciamo, da sapere. Gli unici ovviamente sono i giga e quando l'ho preso, tutto qua. Poi tutte le altre cose, vabbè, l'hanno già detto tutti gli altri, per cui è inutile stare a ripetere sempre le stesse cose. Se volete sapere qualcosa, scrivetemelo sotto nei commenti che io vi rispondo. Scusate se è un video un po' così, ma appunto non lo so ancora usare, devo capire ancora bene come si usa. Se sapete qualcosa, fatemelo sapere, così almeno mi aiutate. Scusate per il mio cane, ma rompe sempre le palline. E niente, adesso proverò a collegare tutto e a vedere. Perché per adesso per me è un po' difficile, poi piano piano secondo me riuscirò a usarlo. E niente, credo che vi ho detto tutto. Posso concludere qua il vlog prima che strozzo il mio cane. Detto questo, io vi saluto. Spero di aver detto tutto perché non mi ricordo se vi ho detto quello che volevo dirvi. E niente, io sono felicissima di averlo comprato perché lo aspettavo da tanto e niente, per cui direi che quest'anno arriveranno tante belle cose nuove, anche un po' costose, ma
chi se ne frega, l'importante è fare sacrifici e quando vuoi qualcosa la ottieni, specialmente se fai tanti sacrifici. Ok, io continuo a smanettare e a capire come funziona. Detto questo, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi saluto. Ciao!